primo luogo, diciamo, i tempi delle bonifiche sono dei tempi più lunghi rispetto a quelli che sono stati detti. Proprio ieri abbiamo definito in maniera molto dettagliata un cronoprogramma insieme al Ministero, ovviamente, perché quello è un sito di interesse nazionale e a Invitalia. Poi dopo ovviamente insomma, è un'operazione complessa perché là già esiste un piano urbanistico con delle destinazioni d'uso già definite. Questo chiaramente andrebbe, se possibile, perché poi là ci sono dei vincoli generali, modificato. Ovviamente si tratta di un'operazione complessa, però insomma, io non ho ancora parlato personalmente con il Presidente. Quando porterà questa proposta ovviamente va coinvolto Invitalia, perché la proprietà dei suoli non è del Comune, la proprietà dei suoli è di Invitalia. La zona del Parco dello Sport, i tempi della bonifica sono 3 anni dall'inizio dei lavori, da 3-5 anni. I lavori dovrebbero essere consegnati, perché proprio ieri il Ministero dell'Ambiente ci ha detto che nel giro di qualche settimana approva la rimodulazione dei fondi, dovrebbero essere consegnati nel periodo tra aprile e maggio. Quindi che dovrebbero cominciare le bonifiche, quindi ci vogliono 3 anni, dai 3 ai 5 anni per la bonifica di tutta la zona fondiaria e del parco urbano. Io credo che la priorità sia un intervento sullo stadio Maradona. Adesso ho sentito anche le dichiarazioni del sindaco Sala, che sta ragionando con le due società milanesi. Esiste una norma, che è la legge sugli stadi, che dà un percorso già definito dal punto di vista procedurale per quanto riguarda gli accordi tra comuni e società sportive per la ristrutturazione degli stadi. Io credo che la via maestra sia la ristrutturazione del Maradona, quindi su quello io lo ripeto, c'è la massima disponibilità da parte del Comune, da parte del Governo nazionale. Io ne ho parlato lungamente col Ministro Abodi. Quindi se c'è un progetto che verifica i requisiti della norma, noi abbiamo la massima disponibilità. Poi è chiaro, c'è un tema tecnico sulla coesistenza tra lavori, uso dello stadio, ma poi sono scelte che riguardano le tecnologie e le modalità di progetto che si vogliono utilizzare. Poi saranno i tecnici che si mettono intorno a un tavolo e discutono di che cosa fare, ma la nostra disponibilità c'è tutta e la scelta prioritaria è il Maradona.